Forte aumento del prezzo del petrolio durante il mese di aprile, che ha fatto registrare un incremento del 20% e un rimbalzo del 30% dai minimi di metà marzo. Questo movimento è stato innescato innanzitutto da una situazione tecnica che a metà marzo era di forte ipervenduto e quindi ha fatto scattare delle ricoperture. Poi si è alimentata con notizie diffuse dai media all'inizio di aprile, per cui la produzione da scisti americana si era ridotta dell'1%. Dopodiché, quindi questo movimento è continuato anche per la lettura che è stata data da investitori e speculatori sul mercato ad alcuni aspetti dell'attuale contesto di mercato. Innanzitutto la Cina, con le aspettative di un ulteriore accomodamento e fiscale e monetario per sostenere una crescita vista in deterioramento. In secondo luogo, il probabile ritardo del momento in cui la Fed americana avvierà l'aumento dei tassi di interesse in seguito ai dati tiepidi economici relativi al primo trimestre. Poi la continuazione del quantitative easing da parte della Banca Centrale Europea e del Giappone, a cui si sono uniti ultimamente anche altri paesi, sia sviluppati che emergenti, che hanno agito per un ribasso dei tassi. Quindi sostanzialmente una situazione monetaria molto accomodante per favorire una crescita. E infine, dal punto di vista geopolitico, le aspettative da parte degli investitori sono per un ritardo nelle negoziazioni che sono attualmente in corso con l'Iran per permettere appunto a questo paese di incrementare la quota di esportato. Quindi questo avrebbe ritardato l'arrivo sul mercato, quindi di una quantità notevole di petrolio. Ora, a fronte di questa situazione, dobbiamo comunque considerare che dal punto di vista fondamentale il mercato non si presenta ancora pronto per un proseguimento di questo trend in ascesa del prezzo e tantomeno al raggiungimento dei precedenti livelli di giusto un anno fa che erano intorno ai 100 dollari. Oggi siamo intorno a 68 dopo aver toccato un minimo di 45. E questo perché la situazione fondamentale del mercato è ancora fortemente sbilanciato verso l'offerta. Infatti, se è vero che i produttori americani hanno ridotto dell'1% la loro produzione, che equivale a 57.000 circa barili al giorno, l'Arabia Saudita invece ha proprio annunciato in questi giorni di incrementare la sua produzione per un quantitativo molto superiore, parliamo di 890.000 barili al giorno e la volontà di mantenere questa produzione anche nei mesi a venire. Quindi questo l'offerta sul mercato non verrà certo a mancare. In secondo luogo, ancora la crescita dei mercati emergenti è deludente e soprattutto stenta a ripartire la crescita del reddito pro capite, che è il vero motore della domanda di materie prime ed energie. Abbiamo poi avuto ultimamente evidenza di un incremento notevole delle scorte e avremo l'ultimo dato più aggiornato, uscirà proprio questa settimana. E infine non dimentichiamo che la struttura dell'offerta del mercato del petrolio è destinata a cambiare notevolmente con l'aumento dell'importanza della produzione da scisti americani, che per sua natura è molto più flessibile e quindi rende l'offerta complessiva molto più elastica al variare del prezzo. Quindi, concludendo, possiamo aspettarci in futuro molta più volatilità del prezzo del petrolio, che ci spinge quindi a consigliare molta cautela nelle decisioni di investimento.